È l'inquinamento ambientale, la causa dello stop del cantiere in Viale Gramsci a Fano, dove si sta bonificando l'area di un ex distributore di benzina. Il cantiere però è fermo da diverse settimane, motivo per il quale cittadini e forze politiche si stanno domandando il motivo. Dato che il tutto, bonifica e chiusura dell'area, doveva essere concluso entro l'inizio delle scuole. Nel sito di uno dei tre vasconi presenti nell'area, due dei quali già coperti per dovere di cronaca, l'ARPAM, incaricata di esaminare i campioni di terreno circostanti, ha rilevato tracce di contaminazione da idrocarburi nel terreno sottostante. Questo ha causato lo stop dei lavori, che si sono fermati proprio davanti allo scavo più a sud del sito, quello vicino a via Cavour, il cratere a cielo aperto e ben visibile anche dalla strada. Tutto fermo anche perché sulla scorta dei valori rilevati, ora i tecnici dell'ARPAM e dell'Ufficio Ambiente del Comune di Fano devono decidere che tipologia di intervento effettuare e come farlo. Bisogna anche valutare l'estensione e la profondità della contaminazione da idrocarburi che è stata rilevata ed in base a questo fare una programmazione dei lavori. Si prospettano tempi lunghi quindi per mettere a disposizione l'area. Non è per adesso che vedremo né parcheggi, né fontane, men che meno giardinetti. Ora la ditta Sindial, responsabile dell'intervento, è a braccia conserte ed aspetta il cosa, il come ed il quando prima di rimettere in moto le ruspe, oltre al fatto che poi ASET dovrà anche ripristinare la condotta idrica di sua competenza.